Buonasera, questa è la parte conclusiva di questa prima giornata del forum e avremo un formato leggermente diverso, non ci saranno le relazioni, ma cerchiamo di cogliere in sintesi il meglio, diciamo così, dei concetti che sono stati espressi in questa lunga e molto intensa giornata dedicata alla politica, alla geopolitica, all'economia, alla finanza. Lo facciamo con il vice ministro degli esteri Alexei Meshkov, ex ambasciatore di Russia, della Federazione Russa in Italia, quindi grande conoscitore non soltanto dell'Italia ma dell'importanza delle relazioni che riguardano questo pezzo d'Europa che è il nostro paese con l'immensa Federazione Russa. Con il professor Antonio Fallico, del quale a questo punto della giornata è quasi inutile ricordare il meritorio impegno per sottolineare sempre la possibilità di fare di più e meglio nel segno di una economia che sia in grado di agevolare la politica quando la politica vive situazioni di grande crisi come abbiamo visto negli ultimissimi anni e in particolare nell'ultimo anno e mezzo. E poi accanto a me il collega, il direttore di TGCom 24, Alessandro Banfi, il quale sta dando tra l'altro con il suo canale una grande copertura a questa giornata, così come farà anche domani, e cerchiamo di fare un rapido giro di impressioni e di scrematura di quello che questa giornata ha potuto offrire. Partirei ovviamente dal vice ministro Meshkov domandandogli quali sono gli spunti che lui coglie all'interno di questa giornata e anche nella prospettiva, diciamo così, delle cose che si stanno muovendo nelle relazioni tra Occidente e Russia, tra Stati Uniti e Russia, tra Europa e Russia. Grazie mille, è veramente stata una giornata molto intensa e interessante. Sono convinto che anche la giornata di domani piacerà a tutti. Oggi comunque abbiamo svolto dei panel che hanno dimostrato un'altra volta che il forum è un fatto compiuto, non solo è un fatto compiuto, sta anche evoluzionando, nel senso che sta crescendo il numero dei partecipanti, la tematica sta diventando sempre più ampia e quindi il forum è un forum che tiene il passo ai tempi. È un fenomeno molto raro, comunque tutte le predizioni precedenti del nostro forum erano dedicate soprattutto alla politica estera e in quel periodo forse eravamo un po' troppo ingenui, c'era troppo ottimismo e noi con troppa facilità dicevamo che i rapporti tra la Russia e l'Unione Europea si basavano su un tessuto molto resistente dei legami economici, non soggetti agli effetti della congiuntura politica. Purtroppo la vita ha dimostrato che era un approccio sbagliato perché non potevamo prevedere che i tentativi di riportare il mondo all'epoca del mondo unipolare, non potevamo pensare che questi tentativi sarebbero stati continuati, e quindi però è successo che quello che è successo, e oggi la politica poco saggia sta cercando di inquadrare nei suoi limiti anche l'economia, ignorando gli interessi socio-economici dei popoli. A chi può giovare? Mi pare ovvio. Ciò è stato dimostrato bene dal nostro forum e possiamo affermare che né la Russia né l'Unione Europea con questa politica non potranno guadagnare niente. Vice ministro Meshkov ci riporta alla realtà dura, drammatica dei mesi scorsi, eppure c'è forse, volendo essere panglossianamente ottimisti, la possibilità di leggere in positivo gli ultimissimi passi di questa complessa e grave situazione geopolitica internazionale, ovviamente. Ed è quella che riguarda, insomma, quello che però nelle ultime settimane è successo. C'è stata la mediazione russa per negoziare l'accordo sull'Iran, sul nucleare iraniano, c'è stato il coinvolgimento della Russia, sia pure in qualche misura contestato, ma alla fine realizzato sullo scacchiere che sembrava ingovernabile della guerra in Siria, ed è la notizia di questo pomeriggio.
il presidente Putin ha annunciato che a breve dovrebbero esserci finalmente per la Russia le informazioni tanto richieste sulla mappatura delle postazioni dell'ISIS in Siria. Questo è un segnale di collaborazione che in qualche misura va in porto dopo tante richieste. Poi c'è un'altra preoccupazione che però è comune. Di nuovo sta diventando un'emergenza la vicenda dell'Afghanistan, che così tanto può interessare anche le prospettive euroasiatiche, che vede di nuovo le forze occidentali, la NATO, ma anche la Russia, con la preoccupazione per quello che può essere una contaminazione dell'Afghanistan da parte dell'ISIS, e che tiene quindi insieme alcuni fattori che possono lasciare intendere che un migliore dialogo nel prossimo futuro possa essere tentato, sulla base anche del congelamento attuale del conflitto in Ucraina, che rispetto a qualche mese fa dà adito a qualche speranza. In questo contesto, professor Fallico, l'opportunità rappresentata dalla Unione Economica Euroasiatica per l'investimento, l'economia che diventa sprone per una politica di intesa anziché di confronto, qual è? Ma oggi è stato sottolineato, credo, da molti oratori durante il nostro convegno, durante il nostro forum, cominciando dal ministro Boschi, che dice: noi non vogliamo mettere barriere, se altri mettono le barriere noi vogliamo costruire dei ponti. Questa considerazione mi riporta alla realtà. La realtà, da come la vedo io, è che c'è un allentamento reale a livello geopolitico di pressione, io non direi di contrapposizione alla Russia, di assedio nei confronti della Russia. La Federazione Russa oggi, la gente normale che vive lo aveva capito da tanto tempo, molti governi hanno capito che non c'è un dossier internazionale che può essere regolato senza coinvolgere la Russia. Lei citava tutta la questione iraniana, la Libia, la Siria, io posso aggiungere la Libia, posso aggiungere l'Africa, sono grandi emergenze epocali che nessuna nazione da sola che può permettersi di dire di regolare da sola. Quindi già questo è un fatto molto importante. Le sanzioni certamente non le leveranno, nel breve non le leveranno, ma credo che la retorica sulle sanzioni finirà. Sta finendo, nei fatti qualcuno l'ha dimenticata, qualche altro invece la ripesca quando ha un interesse proprio esplicito, di interesse di bottega, di riprenderla. E questo è un fattore che in qualche modo facilita gli scambi, facilita lo sviluppo economico. La catastrofe che tante Cassandre avevano in qualche modo preannunciato sulla Russia, di una caduta del PIL quest'anno, chi parlava del 4%, chi del 5%, addirittura alcune fonti americane del 7%, questa catastrofe non c'è stata, il PIL certamente sarà negativo, ma in una misura abbastanza ragionevole in un momento di crisi, sarà attorno al 3,2-3,5%. L'ultimo trimestre, e lo prevedono tanti analisti, non è certo una mia scoperta, lo prevedono in un segno positivo, seppure di poco, 0,2-0,3%, tutti questi due fattori mi fa ben sperare che la fiducia, perché il problema delle sanzioni ha reciso la fiducia tra i nostri paesi, cioè no, che non mi si venga a dire che le controsanzioni russe nell'agroalimentare sono state il motivo vero dello scarso export da parte dell'Italia dell'Europa. Non è così. Non è così, è certo il barile è caduto e quindi sappiamo cosa vuol dire che il barile oggi è sotto i 50, stamattina era 48,2, si capisce, questo influisce, ma la mancanza di fiducia, le sanzioni messe, imposte subito dopo la manifestazione di costruttività da parte della Federazione Russa, o imposte su fatti non accertati o accertati a senso unico, tutto questo
ha avuto un effetto devastante. Le aziende si sono fermate, le aziende non hanno più creduto né nella propria economia né ovviamente nell'economia di questi paesi che noi chiamiamo dell'Eurasia, della piccola Eurasia, perché dopo noi stamattina abbiamo parlato anche della grande Eurasia, cioè dello spazio geopolitico che va da Lisbona fino a Shanghai. Se questi, io vedo che c'è un netto miglioramento. La presenza, ovviamente, di Alexei Miciukov da parte italiana, di Gozzi, dal nostro vice ministro Gozzi da parte italiana, la presenza dei ministri, oggi testimoni dei ministri italiani, voglio dire la Boschi da parte russa, domani la Guidi, da parte russa ci sarà, ci sono stati già due ministri della Commissione economica eurasiatica, domani ci sarà Denis Manturov, ministro del commercio e dell'industria della Russia, ci sarà Sokolov, ministro dei trasporti. Questa presenza cosa ci dice? Ci dice che c'è una consapevolezza da parte dell'Italia di riallacciare un rapporto costruttivo con la Russia. Quindi questi due momenti, questi due presupposti mi fanno ben sperare e vorrei che le aziende che qui presenti, che nonostante loro sono tante, che le aziende qui presenti cogliessero questi due momenti per essere indipendenti, essere coraggiosi e ricominciare a riallacciare i rapporti splendidi, storicamente splendidi, sia economici come culturali, che hanno avuto con questo grande paese che è la Federazione Russa, che è il motore, abbiamo visto, della piccola Eurasia come della grande Eurasia. Grazie tanto al professor Fallico, che in qualche misura conferma allora quel tentativo di voler leggere in chiave positiva gli ultimi movimenti della politica ovest-est, mettiamola così. Alessandro Banfi ha avuto il privilegio di seguire in questi anni le varie edizioni del forum e quindi a lui io chiederei, giornalisticamente in maniera, come dire, efficace, di fare due o tre titoli con i relativi sommari delle differenze, delle cose che sono emerse oggi rispetto agli anni scorsi. Cosa c'è di nuovo nel bene e nel male? Beh, intanto diciamo che la prima notizia dal mio punto di vista è che il governo italiano, il governo Renzi, ha un'attenzione molto spiccata per l'edizione di quest'anno che negli anni scorsi non avevo notato. Quindi la Boschi, la Guidi, Gozzi, mi sembra che sia importante questo, importante per noi italiani, importante per i russi, io penso che sia importante per tutti, perché comunque capire che questa questione dei rapporti eurasiatici, diciamo così, è strategica per l'Italia, quanto mai strategica, e beh, è un elemento di soddisfazione. Quanto poi ai contenuti, diciamo, specifici, la Boschi stamattina mi sembra che ha detto in sostanza stiamo facendo le riforme e quindi lo diciamo anche alle aziende straniere che vengono, eccetera, eccetera. Qui poi ognuno di noi, italiano, ha la sua opinione. Però mi sembra che come italiano, ecco, mi sono sentito orgoglioso di vedere che comunque il governo si accorge che qui si dicono delle cose importanti, che ci sono personaggi importanti, che passano dei contenuti che altrove non si sentono. E così mi riallaccio alla giornata di oggi, cioè ad esempio il dibattito sull'energia di oggi pomeriggio è strepitoso. Avrei sentito altre due ore lì il professore che parlava dello shale gas che lei ha invitato prendendo spunto dal suo saggio specialistico, perché sono queste poi le cose che ti fanno capire, leggendo in profondità quello che accade, gli eventi che se no non riusciamo a interpretare della cronaca, soprattutto noi della carta stampata, ma in genere tutti gli osservatori, secondo me alla fine tutti i cittadini. Quindi la prima notizia per me è un diverso atteggiamento del governo rispetto ad esempio a altre edizioni, un diverso clima internazionale. Simbolicamente stamattina il Corriere della Sera aveva una foto notizia in prima pagina in cui si diceva Putin è al centro di tutta una serie di situazioni internazionali chiave in questo momento. Un anno fa non era così, un anno fa era il cattivo, non so come dire. Oggi
per tutta una serie di situazioni è cambiato il clima, forse appunto le sanzioni ci sono ancora, la retorica sulle sanzioni, come diceva il professore, è cambiata. E quella foto in prima pagina del Corriere della Sera proprio stamattina mi ha fatto dire ecco perché c'è questo clima diverso oggi al forum, è un'immagine, no? Che mi porta. La terza immagine che ho è Igor Sechin che fra una parola e l'altra butta lì che la Rosneft investirà 22 miliardi di euro all'anno nel prossimo biennio di investimenti e quindi butta lì questo enorme amo a tutte le aziende dicendo beh, se ci avete qualcosa di interessante da fare noi abbiamo questa massa di investimenti che offriamo ai produttori e poi rende noto il discorso della gomma, la Pirelli eccetera eccetera. Io penso che ci siano tante opportunità e questa è la terza cosa. Mi colpisce il fatto che ad esempio in questi giorni è venuto fuori il progetto, noi al TCCOM ne abbiamo parlato di questo progetto Luna 27, no? L'Europa e la Russia assieme nell'aerospaziale. Nell'aerospaziale l'Italia è fortissima, siamo lì, ci siamo, perché è la tipica cosa di eccellenza, di intelligenza, dove l'Italia ha una tradizione e fa piacere vedere che c'è una collaborazione. Poi ci sono anche delle note negative, ad esempio Prodi, con me ha insistito molto sulla delusione e su tutta la questione strategica del gas e del Nord Stream, perché poi alla fine dice i tedeschi sono stati più violenti, più duri, anche legittimamente, nell'applicare le sanzioni economiche, poi sono i primi a firmare un accordo e noi siamo lì che dal 2019 cosa capita al gas italiano? E questa è, diciamo così, un po' la malattia storica dell'Unione Europea, soprattutto di quella degli ultimi anni, più che mai in ordine sparso, seguendo interessi momentanei nazionali, perché anche le politiche nazionali mutano col passare delle settimane in maniera repentina. Ministro Mieszkowski, tutto sommato però ci sono degli elementi, come ricordavano sia il professor Fallico sia Alessandro Banfi, che indurrebbero oggi quantomeno a essere molto meno pessimisti rispetto, non dico a un anno fa, ma anche soltanto a qualche mese fa. Lei non li coglie? Ma io vorrei iniziare con ciò con cui avevo terminato, che la situazione che si è venuta a creare non era nell'interesse né dei paesi dell'Unione Europea né della Russia, non è negli interessi delle relazioni italo-russe, ma questo non vuol dire affatto che dobbiamo stare fermi. Il nostro forum è giusto appunto testimonianza del fatto che stiamo cercando insieme delle vie d'uscita dalla situazione che si è venuta a creare. Ed effettivamente oggi è chiaro a tutti che la contrapposizione ai problemi reali mondiali possiamo contrapporci solo tutti insieme, ed è la lotta al terrorismo, e come è stato ricordato la soluzione della questione nucleare iraniana, dove hanno lavorato fianco a fianco, abbiamo lavorato fianco a fianco, e la necessità di risolvere la situazione in Iraq, in Libia, in Yemen. Lei ha menzionato l'Afghanistan, dove la situazione non è affatto rosea. Insomma, c'è tutta una serie di problemi internazionali in cui non solo possiamo ma dobbiamo lavorare insieme. E fra l'altro, tornando a ciò di cui parlavamo, noi in Russia apprezziamo molto questo approccio pragmatico manifestato e che è caratteristico per il governo italiano e per esempio, insomma, diciamo così, a Mosca hanno sentito la dichiarazione del primo ministro Renzi il 25 agosto a Rimini, dove parlava dell'errore da parte di una serie di paesi freschi di nomina nell'Unione Europea di instaurare l'Unione Europea contro la Russia. E stiamo parlando in questo momento con Bruxelles, in cui stiamo cercando di vedere come possiamo andare avanti. Ma per quanto riguarda l'ordine del giorno positivo, la Russia ce l'ha.
e ne abbiamo parlato oggi, è l'iniziativa del presidente Putin di creare uno spazio economico e umanitario comune dall'Atlantico a Vladivostok, in cui trovi la sua continuità quella proposta che fu fatta il 13 settembre dalla Commissione dell'Unione Euroasiatica alla Commissione Europea, appunto a proposito di questo argomento. Perché se riusciremo insieme a creare questo spazio comune, allora cadranno nel dimenticatoio quei problemi con cui ci scontriamo oggi, quando paesi come l'Ucraina si pone davanti alla scelta di conquistare. Ecco, noi vorremmo che tutti i paesi europei fossero insieme con noi, sia quelli che fanno parte dell'Unione Europea, sia quelli che fanno parte dell'Unione Euroasiatica, sia quelli che non fanno parte di nessuna di queste unioni. La nostra idea è tesa proprio a questo. Grazie al vice ministro Mieszkow. Alessandro Banfi, dal punto di vista, diciamo così, dell'impressione anche di ciò che poi verrà speso, potrebbe essere speso giornalisticamente da questa giornata, ci sono state due affermazioni che mi hanno colpito, vorrei confrontarlo un po' con te. La prima è quella del presidente Prodi, che diceva sostanzialmente che l'Europa e in qualche misura anche la Russia rischia di essere l'anello debole della catena che parte dall'innovazione, in cui è leadership l'America statunitense, e la diffusione, di cui è assolutamente leadership la Cina. Concordi su questo rischio di essere i terzi scomodi e anche impoveriti? Ma secondo me nella questione eurasiatica, cioè nella questione da Lisbona a Vladivostok, c'entra la crisi europea. Cioè non possiamo dimenticare che noi siamo in piena eurocrisi. È una eurocrisi che riguarda la moneta, ma riguarda i fondamenti stessi di questa Unione, tant'è vero che tutti lo sapete, c'è una diffusione quasi metastatica di partiti anti-europei in tutta l'Europa. C'è ad esempio la vicenda dell'immigrazione, che ha mostrato quante difficoltà abbia oggi l'Europa, no? C'è un'evidente questione politica, perché l'unione economica ha generato un'unione monetaria che non è ancora un'unione politica, o non è riuscita a essere un'unione politica. A me piace molto l'idea dello spazio comune. Cioè io penso che l'idea dello spazio comune, guarda caso, è l'idea più feconda d'Europa. L'Europa migliore, l'Europa che tutti gli europei vogliono, è proprio quella delle origini, che pragmaticamente nasce come mercato comune. L'Europa che oggi stenta a avere successo nelle nostre stesse coscienze è l'Europa di regole che sono imposte dall'alto, di una regolamentazione che arriva da Bruxelles e che si impone. Ecco, io penso che l'anello debole è soprattutto un anello culturale. Quindi c'è una questione che gli europei devono in qualche modo risolvere di fronte a se stessi, ritrovando proprio l'idea dello spazio comune. In questo senso i rapporti e le relazioni con Putin e la sfida di un Eurasia dal Libano, da Lisbona a Vladivostok, rinnova questo, rinnova il discorso di un autentico spazio comune, perché l'idea di mercato comune è un'idea feconda, è l'idea della piazza, no? Il meglio della civiltà europea cos'è? La piazza. Lì dove ci incontriamo tutti, dove non c'è più né il ricco né il povero, il bianco e il nero, il meridionale o il settentrionale. Ecco, quell'idea lì dovrebbe essere come recuperata nella dimensione di oggi. Allora questo impedirebbe questo schiacciamento a cui tu accennavi, inevitabile, fra Stati Uniti e Cina, fra
un futuro tecnologicamente avanzato, il paese delle libertà e delle opportunità, con tutto il positivo che c'è, no? Mi ha colpito molto, non so se l'avete sentito, il discorso che ha fatto Papa Francesco al Congresso americano, perché al Congresso americano il Papa ha raccontato un'America in cui, secondo me, crede tutto il mondo. Quei valori lì sono condivisi da tutto il mondo, la libertà religiosa, l'idea dell'intrapresa, dell'impresa, l'idea del melting pot, di essere tutte persone allo stesso livello, senza differenza di razza, religione, sesso, eccetera. Ora, questi valori, secondo me, rischiano invece di perdersi in una visione di capitalismo finanziario, strumentale, diciamo così, dove c'è solo Wall Street e la fabbrica degli schiavi in Cina. Il mondo non può essere il capitalismo finanziario di Wall Street e i senza diritto, perché senza parametri ambientali, senza sindacati che difendono i loro diritti, e gli schiavi degli scantinati del Nuovo Oriente. Ecco, in questo senso l'Europa e la Russia hanno una grandissima prospettiva, e qui lo abbiamo respirato. Una prospettiva che è anche culturale e anche di creatività, di impresa e di giudizio sulla storia, che emergeva anche da tante relazioni che abbiamo sentito oggi. Allora, un nostalgico ritorno alle origini del senso di comunità in Europa, e anche magari un nostalgico ritorno alle origini di quello che è la Costituzione americana, che proprio in tutto quell'elenco di libertà ogni tanto inciampa nella prassi quotidiana, pur continuando ad affascinarci come enunciati. Professor Fallico, in conclusione, un'altra sferzata è venuta dalla D di una delle principali, forse la primaria o comunque una delle primarie più strategiche aziende nazionali, che è Finmeccanica, quando ha detto: attenzione, perché stanno cambiando proprio i connotati di ciò che significa investire. Prima si andava a cercare la delocalizzazione nel segno della quantità, adesso invece, e parlava con preoccupazione, la concorrenza cerca la localizzazione nel segno della qualità. Questo per chi vuole sostenere l'impresa, l'intrapresa, la penetrazione economica delle imprese europee, ma anche di quelle russe, in un contesto che diventa sempre più complesso, come quello dell'Oriente cinesizzato, diciamo così, dal punto di vista economico, che cosa può significare? Cioè, quali strumenti abbiamo per andare a confrontarci con quella che è una strategia attualmente vincente? Ma Finmeccanica ha avuto delle proposte che credo le abbia accolte positivamente per la vita della stessa Finmeccanica, per l'attività della stessa Finmeccanica, io credo molto importanti. Quindi gli accordi che ha concluso recentemente sia con Rassiski Technologie sia con Rosneft sono degli accordi molto importanti, ed è chiaro che la valenza di questi accordi deve essere condivisa con gli interessi della Russia. Quindi questa delocalizzazione, come la chiama lei, è soggetta a produrre in Russia non meno attendere del 60-65% dei prodotti, perché tutti abbiamo in testa che la Russia sa vendere soltanto gas, petrolio e materie prime, ma forse non tutti sanno che ha un grandissimo potenziale intellettuale e che a livello di brevetti qualitativi, non quantitativi, supera la stessa Cina. Non tutti sanno. Quindi quando Medvedev, il premier Dmitry Medvedev, dice che dobbiamo diversificare l'economia in modo da esportare non solo materie prime, quindi da sbilanciare questa composizione del paniere delle nostre esportazioni, non solo con le materie prime ma prevalentemente con il nostro cervello, vuol dire questo. Quindi Finmeccanica ha accolto finalmente questa opportunità. La stessa cosa, non un'altra nostra azienda primaria nel settore energetico. Io sono d'accordo
parzialmente con quello che dice il Presidente Prodi, è giusto quello che lui dice, sì, le sanzioni sono state durissime da parte della Germania, però probabilmente non abbiamo valutato sufficientemente la risposta tiepida delle nostre aziende statali del settore davanti a inviti reiterati da parte del Gazprom, per cui la guerra, le guerre, le imprese, le intraprese si fanno con chi ci sta, non con chi dopo dobbiamo immaginare che ci sta. Ed è chiaro che nonostante la loro posizione politica intransigente, i tedeschi hanno dimostrato maggiore duttilità, maggiore pragmaticità, ed è chiaro che la seconda tranche del Nord Stream si iscrive in questa loro disponibilità di fare business nonostante le sanzioni. Nonostante le sanzioni, nonostante il clima che si era determinato, e però quando come dire, il business chiama, la politica sa essere anche improvvisamente duttile, e questo può essere tutto sommato anche nella reprimenda che è venuta dal Presidente Prodi, può essere anche un incentivo per le aziende nostrane. Sono le 7:15, abbiamo sforato di appena 15 minuti dopo una circa 30-40 interventi, quindi un piccolo miracolo. Ringrazio tutti, naturalmente, a cominciare dal viceministro Mieszkow, dal professor Fallico, autore, organizzatore, protagonista di queste giornate, Alessandro Banfi, direttore di TG Com 24, grazie per averci seguito. Domani mattina si ricomincia alle ore 9. Grazie. Grazie a te.